questo primo passaggio, quello di presentarsi e conoscersi rispetto a una realtà composita, perché ed è il bello di questo, del patrimonio geologico. Il secondo passaggio, diciamo, lasceremo aperta la possibilità di fare tutte le domande possibili su questa vicenda, perché noi diamo per scontate, per così assodate tutta una serie di informazioni, però è opportuno